Ehi tu, sì, lo so che hai un po' di fretta e vorresti subito guardare l'episodio. Volevo ricordarti di passare sulla pagina Facebook di Divise Calcio Top per acquistare maglie a prezzi molto bassi. E per ogni maglia che acquisterai utilizzando il mio codice sconto, quindi hashtag Marconi, la seconda la pagherai la metà. Eh no, caro mio, se compri una maglia o qualsiasi cosa tu voglia comprare con il codice sconto hashtag Marconi, la seconda è gratis! Quindi non perde tempo, fidate. Prima di iniziare, oggi vorrei aprire e chiudere una parentesi, non felice, anche perché non so quando vedrete questo video, e però è l'unica cosa che voglio dire onestamente, è il primo che registro dopo la tragedia che riguarda la Fiorentina, in particolare Davide Astori, a cui mando comunque un saluto e in maniera molto seria. Ho fatto un post su Instagram che non ho fatto per lucrare o altre cose, semplicemente perché io sono una persona abbastanza sensibile di fronte a queste cose e me la sono sentita. Poi ognuno chiaramente è libero di pensare quello che vuole e di fare quello che vuole. Mi è venuto in mente anche perché appena ho cominciato a registrare ho visto la Fiorentina prima e quindi ci tenevo ad aprire e chiudere questa parentesi. Vi ripeto, voi avrete visto già un altro episodio prima di questo, insomma, da quando è successa questa cosa qui, però comunque ci tenevo ad aprire così oggi, in maniera un po' meno allegra, ma passiamo subito all'allegria perché passiamo di là e quindi alleniamo i giocatori. Nel frattempo vi ricordo anche di scaricare OneFootball, che è la mia app di riferimento sul mondo del calcio. Poi, ultimissima cosa, non meno importante delle altre, seguitemi su Instagram perché insomma è importante, cioè perché non mi dovreste seguire su Instagram? Cioè perché la gente chiede perché ti devo seguire e perché non mi devi seguire? No, perché segui Tuzia Papelata, segui pure Fede Marconi. Comunque, allora, in questo episodio ci sarà l'esordio in Champions League per questa stagione. Giocheremo con Sassuolo, Ajax e Benevento. Mi è piaciuto molto e sono stato molto contento di aver vinto con Chievo e Palermo in apertura di stagione, perché abbiamo sofferto entrambe le partite, ma è stato molto importante vincere con una neopromossa e comunque vincere con due squadre tra virgolette scarse. Vi dico questo perché poi si sa, la testa è importante nel calcio e come dico sempre, gli scudetti si perdono con le piccole, no? E quindi è importante essere partiti bene. 6 punti in due partite, adesso abbiamo il Sassuolo in casa e quindi la possibilità di fare anche 9 punti. Comunque, finalmente arriva un'offerta per Gorolon che andiamo chiaramente. Non so se ad accettare o a trattare, ma comunque non la rifiutiamo, questo è poco ma sicuro. C'è un'offerta anche di più di quello che costa Gonaloni, direi di accettarla senza problemi, che se no stiamo qui. Tra l'altro con il Sassuolo dobbiamo stare attenti perché poi abbiamo subito dopo l'Ajax comunque ritirata l'offerta per Nura perché mancata risposta in tempi brevi, ma thanks are dick, cioè nel senso non ve lo darò mai Nura. Detto questo, Roma-Sassuolo, non guardiamo la classifica, non guardiamo nulla, guardiamo le formazioni. Tra pochissimo all'Olimpico. Ah, e visto che ogni volta mi dite sempre le stesse cose e continuate con la storia completamente inutile e anche abbastanza fastidiosa, vi mostro che il livello è leggenda, ma io per tempi brevi dei video e anche per mancanza di spettacolo nel farvi vedere questa cosa qui che ho sempre odiato farvi vedere, il taglio ci sarà lo stesso, quindi continuate a farvi le pippe mentali nei commenti, però vabbè, ci vediamo poi in campo. Ed eccoci all'Olimpico con la grafica particolare per Mertens, 5 gol nelle ultime 3 partite, insomma una media paurosa per Dries Mertens, e io mi sorprendo sempre di più, ma l'avete visto nello scorso episodio, l'avete visto in estate quando è arrivato tra torneo estivo e Juventus in Supercoppa, insomma è spaventoso. Comunque noi in campo con Alisson, Florenzi, Manolas, De Ligt ed Emerson. Poi De Rossi, affiancato da Keita a centrocampo con Mertens, Mahrez e Perotti alle spalle di Batshuayi, o Batshuayi, che per la prima volta da quando è a Roma gioca titolare, quindi l'esordio allo Stadio Olimpico, lui che aveva giocato qualche minuto contro il Chievo e poi anche contro il Palermo. Detto questo, la Roma leggermente rimaneggiata, non troppo. Spero di poter chiudere la partita nel primo tempo per poi far turnover vero e proprio in vista dell'Ajax nel secondo tempo. Tra l'altro non abbiamo visto il girone di Champions, che vedremo poi, tranquilli, sappiamo che abbiamo l'Ajax e basta. Risponde il Sassuolo con questo 11, un 3-5-2 con Babacar e Austin davanti. Austin allarga il gioco su Berardi, che infila un gran pallone per Babacar. Esce Alisson che viene battuto. Sassuolo in vantaggio, la prima palla verticale. Babacar fa male alla Roma, è 1-0. Poi De Ligt mette in movimento Perotti che vuole partire dentro da Batshuayi. Si è mosso Perotti ancora. Servito, gran palla di Batshuayi. In mezzo c'è il solito Mertens. Servizio per lui. Mertens! Sentenzia il Sassuolo, così come tutte le squadre contro cui giochiamo. Ancora Dries Mertens. Pareggio della Roma al 13esimo, pareggio immediato della formazione giallorossa. Poi tocco centrale per Mertens, c'è cioè Mahrez a destra, è andato senza palla Batshuayi, la porta Mertens con Mahrez larghissimo, eccolo il suggerimento per il 22 che va sul sinistro, lo fa girare con Consigli, sembrava lenta la traiettoria ma molto angolata, Consigli si è disteso, sempre Keita.
qua da Marez. Si è mosso Florenzi, gran palla di Marez, Perale in rigore, destro sul fondo. Centrale Mertens, bacio qui un po' lento in fase di impostazione, poi allarga per Florenzi che tiene il pallone in campo. Va da Mertens, ancora defilato, Mertens rientra con una magia, Mertens a terra, calcio di rigore. Calcio di rigore, fa tutto Dries Mertens. Parte Perotti, che questa volta segna, non come al Barbera, 2-1 per la Roma. Capovolta la situazione, con il secondo gol di fila del Monito, che dopo il 3-2 al Palermo, fa gol anche al Sassuolo, 2-1. Che poi va nuovamente verticale, Berardi mette dentro il pallone, con Keita dorme qui la Roma. E poi proviamo a liberare, non è finita, Ragusa dentro da Montolivo, sinistro sul fondo, Riccardo Montolivo al terzo del secondo tempo. In fila per Montolivo che regala palla a Pellegrini e quindi possibilità per la Roma. Si è mosso Bashuayi, servito in verticale Bashuayi al limite sul destro, calcia, consigli, poi sta arrivando Perotti, palla sul fondo. Cioè dalla parte opposta Marez, lanciato subito. Controllo a seguire non perfetto con Antei che è in vantaggio. Poi Marez però rimedia subito e gli porta via il pallone. Va sul sinistro, Marez fino in fondo, la piazza, consigli. Dice di no al 3-1 della Roma. Dalla parte opposta è solo Under, Pellegrini è fresco e può andare. Poi interno da Nainggolan, è fresco anche il belga. Under è solo ma è solissimo anche Florenzi a destra. Nainggolan è rientrato dentro, Florenzi va sul sinistro. Poi la infila, al limite, Bashuayi calcia, consigli. Questa è una grandissima parata e poi Under che la lascia in calcio d'angolo. Saggio qui Cingiz, grande scelta di Bashuayi che ha dato la conclusione di prima intenzione con la palla che gli era anche rimasta un po' sotto, non è riuscito ad angolare più di tanto. Perotti, è andato Under, Perotti porta il pallone, sempre Diego, in scivolata Duncan, gran recupero da parte del giocatore del Sassuolo. Montolivo, Austin si appoggia a Sensi, ancora Austin, palla verticale, De Ligt, questa volta gli è scappato Babacar che calcia a giro, traversa la porta vuota, Berardi, 2-2. Il Sassuolo beffa la Roma al 90esimo, ha pareggiato Berardi. Incredibile allo Stadio Olimpico. Dopo un secondo tempo in cui la Roma ha avuto diverse palle gol per chiudere la partita, alla fine segna il Sassuolo. Che peccato ragazzi. È 2-2 allo Stadio Olimpico tra Roma e Sassuolo. La Roma viene rimontata nel finale da un gol di Berardi che come 4 anni fa praticamente, anzi 5 per la precisione, beffa la Roma in quel caso era stato al 94esimo, finì 1-1. Poi tra l'altro tanti 2-2 tra Roma e Sassuolo in questi ultimi anni. Così è anche oggi, sconsolato Mertens che era stato comunque decisivo per la rimonta, visto il gol del pareggio e il rigore procurato, poi trasformato da Perotti. Roma che viene raggiunta dal gol di Berardi, 2-2, sicuramente una doccia fredda prima del match di Champions, ma adesso voltiamo pagina perché dobbiamo pensare all'Ajax. E comunque questo è il nostro girone, sicuramente non impossibile, non proibitivo, ma comunque un girone di tutto rispetto con Tottenham, Roma, Marsiglia e Ajax. Benvenuti ad Amsterdam, dall'Amsterdam Arena, benvenuti in Champions League per Ajax Roma. L'avventura dei giallorossi ricomincia dall'Olanda dopo l'eliminazione molto amara contro il Barcellona. Erano gli ottavi di finale della scorsa edizione della Champions League. La Roma diede prova di forza allo Stadio Olimpico nella sfida d'andata, rimontando i due gol iniziali dei Blaugrana e vincendo 3-2, concretizzando così la remontata. Remontata che però fece anche il Barcellona nel match di ritorno. Allora abbiamo fame, abbiamo voglia di stupire e di riconfermare ciò che di buono abbiamo fatto l'anno scorso. Come dicevo, benvenuti in Olanda, buonasera a tutti, squadra in campo, questo è il nostro girone che abbiamo già visto prima, scenografia magnifica dell'Amsterdam Arena, anche con insomma le varie coppe, delle varie competizioni che vediamo in alto. Insomma è sempre una grande emozione venire a giocare qui contro un avversario che, come dicevamo, ha grande tradizione a livello europeo. Direi a questo punto di andare a leggere le formazioni, con l'Ajax che scende in campo con Onana, Orejuela, Dienver, Carrico, Stafildis, Eiting, Van de Beek, Ziyech, Joensen, Dolberg e Neres. Scusate per qualche pronuncia forse sbagliata, non le ho lette prima, quando non le leggo prima giustamente la prendo sempre in quel posto, contro avversari comunque anche abbastanza complicati da interpretare, però comunque insomma date un voto alle mie pronunce, ma tanto mano a mano che andiamo avanti le imparerò. Risponde la Roma con Ziller alla sua prima presenza con quel numero 15 che forse gli cambiamo.
poi difesa con Manolas e Fazio centrali, Florenzi a destra, Emerson a sinistra, Nainggolan e De Rossi a centrocampo, Mertens, Marez, Perotti alle spalle di Schick, insomma formazione con smoking per così dire, ovvero formazione delle grandi occasioni, formazione che per il momento è quella titolare. Riparte ufficialmente la Champions League, stagione 2018-2019. Torna da Neres, la mette dentro per Van de Beek, che calcia a giro, prova a piazzare, a cercare l'incrocio. La palla è alta sulla traversa di Ziller. Neres infilato centralmente, Johansen in aria, la gira ancora per Neres che affonda, affonda bene, Neres, palo! Prima vera palla gol per l'Ajax, quando siamo al 23esimo, pericolosissima la squadra olandese. Fraseggio della Roma, poi De Rossi lancia ancora Marez, in mezzo c'è Schick, fa tutto da solo e va in porta Marez! Onana in due tempi, primo squillo della Roma al 42. Finisce qui il primo tempo, Roma un po' timida nei primi 45 minuti, più Ajax. E allora Roma che si distende con De Rossi, dentro da Mertens. È andato senza palla il Sharawi, grande palla di Mertens, il Sharawi arriva sul pallone, va in porta addirittura, sorprende quasi Onana, che la deve mettere in calcio d'angolo, applausi del settore ospiti. Ma passa in qualche modo l'Ajax, palla interna, ottima per Dolberg, defilato Dolberg, e si distende Ziyech in calcio d'angolo. Johnsen, che da lì può riproporre un cross. Va corto da Ziyech, la palla poi sbuca, buona per ore, vuole al limite Van de Beek, palo esterno e calcio, rimessa dal fondo. Fortunata adesso la Roma, che è più cattiva nel secondo tempo, ma l'Ajax rischia di far male. Saltato Manolas, Roma adesso forse un po' stanca, bisogna cambiare qualcosa. Intanto Dolberg dalla parte opposta, in posizione regolare di Neres, se l'è perso Emerson, Neres al centro, Ajax in vantaggio. Gol di Dolberg a 20 dalla fine, qui Emerson si è perso Neres, che poi chiaramente va a fare festa, perché è una situazione chiaramente preferita, con la superiorità numerica, la palla messa in mezzo e Dolberg che non può sbagliare. Ajax 1, Roma 0. Adesso cambiamo qualcosa. Roma non riesce però ad arrivare al cross, poi Florenzi vuole dialogare, trova Pellegrini che si infila, ancora Pellegrini, prende il fondo, Pellegrini, percussione a terra, non c'è nulla, non c'è nulla, e penso sia giusto così, perché è semplicemente, insomma, una sorta di placcaggio rugbistico se vogliamo, ma il giocatore dell'Ajax era lì, non poteva smaterializzarsi. Si fa vedere lì il Sharawi, il tocco per Schick, in mezzo Bashuai, sta arrivando anche Pellegrini, arriva il cross, calcio d'angolo, e quindi Roma che deve però aumentare gli effettivi all'interno della metà campo avversaria, perché siamo pochi ragazzi, dobbiamo attaccare con più convinzione. Parte lo spiovente di Marez, Manolas anticipato, c'è Nainggolan, la deviazione, ancora calcio d'angolo, l'ha toccata Vierghever. Cadi ragazzi. Dolberg, poi palla interna per Stafilidis, destro, traversa il terzo legno dell'Ajax, che chiaramente ragazzi sta legittimando il vantaggio. La Roma soffre tantissimo ancora, poi qui Emerson chiude, vediamo se c'è tempo per il contropiede. Marez si appoggia a Nainggolan, palla verticale per Bashuai, c'è il Sharawi, deve andare a sinistra, Bashuai l'ha visto, lo fa correre, occhio al faraone che può andare, è fresco, e il Sharawi in area, rientra sul destro, giro! È calcio d'angolo, si salva l'Ajax, incredibile, fino alla fine la Roma. E qui di spalla il capitano dell'Ajax. Sale anche Ziller. Anche Ziller in the box. Sinistro di Marez. Fa, perché sul primo palo ragazzi la battiamo? Perché sul primo palo la battiamo? È finita. È finita. Ajax che vince. E Roma che come l'anno scorso esordisce in modo amaro. Era 1-0 a Stamford Bridge contro il Chelsea. Questa volta è 1-0 per l'Ajax. Che però merita, devo dire, alla grande questa vittoria in confronto a quel Chelsea lì. E noi pensiamo al presente. L'Ajax oggi ha fatto una grandissima partita, Roma un po' timida nel primo tempo, non troppo convinta dei suoi mezzi, un po' rinunciataria, e poi dal punto di vista tattico prestazione assolutamente negativa nella ripresa, perché sì, siamo stati più cattivi ma abbiamo sbagliato tantissimo, in particolare a centrocampo. A centrocampo nulli, quando dovevamo rimontare ci hanno mangiato a centrocampo, e questa non può essere chiaramente una nota positiva. Serie A, quarta giornata, al Vigorito si gioca a Benevento-Roma, la formazione capitolina che dopo un avvio da 10 e lode è tornata con i piedi per terra, grazie, o meglio a causa di un pareggio casalingo contro il Sassuolo firmato Berardi al 90esimo e una sconfitta in trasferta, una sonora sconfitta ad Amsterdam contro l'Ajax. E allora bisogna subito rinvertire la rotta, forza ragazzi! Che sbaglia, il tocco arretrato con Mertens che ringrazia, Fazio dentro da De Rossi, da casa sua, vuole il destro, De Rossi, che meraviglia per l'1-0 della Roma, il gol del capitano che assomiglia vagamente a quello del derby dello scorso anno, è un grandissimo gol, 1-0 Roma al Vigorito di Benevento,
La carica del capitano, e chi se non lui, per invertire la rotta in questo che poteva iniziare ad essere un periodo complesso. 1-0, e rigustiamocelo in tutte le salse, il gol di DDR. Arriva lo stesso a Bamba, che mette dentro per Luciano, sinistro, gran gol di Luciano, che risponde a De Rossi con un'altra meraviglia. 1-1 il pareggio del Benevento. Gran gol da parte di Luciano, come rivediamo anche da questo replay. Conclusione, se vogliamo, sul palo di Alisson, che forse qualcosina in più avrebbe potuto fare. Vediamo un po', in realtà no, perché non la vede neanche partire, il tiro è molto angolato. De Rossi su Barreca, in mezzo Schick, c'è anche Mertens lì vicino, servito Mertens subito a giro, un'altra meraviglia, è la partita dei gol bellissimi. 2-1, Dries Mertens, tanto per cambiare, fanno 7 nelle ultime, non so, 6 partite probabilmente, o 5 partite, ne ha fatti tantissimi Mertens, forse il quinto in campionato, considerando che i due li aveva fatti in Supercoppa la Juve. 2-1 per la Roma, altra meraviglia al Vigorito. Armenteros, forse controllo sbagliato ma che lo favorisce. Poi Luciano al limite su Barreca, che non riesce a chiuderlo, mamma mia che brivido. Luciano col destro dimostra di avere due grandi piedi, non solo il mancino. Palla che termina di poco al lato, veramente ha fatto scuola al Torino, poi va in verticale, grande palla per Patrick Schick che si è mosso bene, sta arrivando da dietro sempre Mares, il cross che è arretrato, Mares, c'è Piscitelli e poi la palla resta in campo. Intanto Gerson, è ripartito subito l'attacco il brasiliano, c'è Schick lì vicino, servizio per lui, si inserisce anche Mares, palla subito per Mares che la fa girare e palla che termina di un soffio al lato. Roma che voleva segnare il quarto gol meraviglioso della giornata. E allora Gerson, va il brasiliano, in campo aperto Gerson, rientra sul sinistro, vince ancora in pallo, vuole calciare, ecco il tiro, Piscitelli si distende e poi il Sharawi che tiene il pallone in campo, sempre Stefan, grande giocata, il controcross per Mertens che non è altissimo, non arriva, poi De Rossi arriva lui, Mertens allora ancora, vuole tenere al limite, mi sbaglia ancora la Roma con Manolas. Roma che perde un po' di lucidità nella finale, per questo è importante chiudere le partite, perché il Benevento adesso si distende con Armenteros che va sul destro. Il pareggio del Benevento su papera di Alisson. Pareggio del Benevento su papera clamorosa di Alisson. 2-2. Il tempo è finito, 2-2 a Benevento. Non c'è nulla da aggiungere per quanto mi riguarda, perché gli highlights li avete visti, penso che siano stati abbastanza chiari. E quando poi tu soffri perché non riesci a imporre il tuo gioco, evidentemente questa squadra ha un problema nelle prime giornate, e questo va a caricare anche un po' più tutto quanto, perché anche l'anno scorso, se vi ricordate, il problema c'era, poi col passare del tempo è stato un pochettino, cioè il Benevento, non ho capito, sono scioccati perché non hanno vinto contro la Roma, c'era quello che stava con le mani tra i capelli, hai fatto soltanto 2-2 contro la Roma, non ti sta bene, vabbè. Comunque a me più che altro dispiace che dopo 3 gol meravigliosi quello di Armenteros sia quello decisivo, che è il più brutto della giornata. Comunque il problema c'è, il problema delle prime giornate c'è, non riusciamo a convincere dal punto di vista delle prestazioni, non riusciamo a uccidere l'avversario, perché sia contro il Chievo, sia contro il Palermo, che in queste due di campionato, di oggi insomma, comunque cosa è emerso? Che la Roma ha tante occasioni, ma poi non segna, o magari domina la partita, ma poi non crea neanche troppe palle gol, almeno a Benevento non penso di averne create infinite di palle gol. E quindi questo è. Problemi da risolvere, accetto consigli qui sotto. Intanto è una Roma che oggi non vince e quindi fa chiaramente da un po' fastidio. Detto questo, signori, lasciate comunque like se vi è piaciuto. Vi prometto che il prossimo episodio uscirà molto presto. Spero di avervelo fatto uscire abbastanza presto questo, perché comunque l'ho registrato prima di caricare l'altro, quindi poi me la vedo facilmente. La difficoltà, chiaramente lo sapete, è la realizzazione di un episodio di carriera. Forse per me lo porterei tutti i giorni in live, però voglio dare qualità e quindi tra montaggio, registrazione, eccetera, ci metto un po'. Non vi rubo altro tempo, vi mando un bacione. Altri video, se volete, di vario genere, trovate sul canale. Iscrivetevi se non siete già, perché siamo quasi 100.000, o forse siamo già 100.000 quando vedo il nostro video. Vabbè, bene, bacio.